Benvenuto! Oggi parliamo di storytelling. Cosa vuol dire? Storytelling è un termine che ultimamente sta uscendo molto. Si tratta del racconto della tua storia. Perché è importante? Perché la storytelling, oltre a farti conoscere ed a far vedere chi sei a un potenziale pubblico di clienti, può rafforzare molto il tuo personal brand. Se non sai cos'è il personal brand, ti consiglio di andare a vedere l'altro video che ho fatto nel mio canale che riguarda il personal brand, dove spiego tutto e ti spiego anche come crearlo. Detto questo, la storytelling, cioè il racconto della nostra storia, è molto importante perché la medicina, comunque, gli studi hanno dimostrato che la nostra attenzione, il nostro cervello umano, cattura molto meglio il racconto di una storia o di un contenuto, comunque inerente a un racconto, che alle informazioni classiche. Perché questo? Perché noi ci immedesimiamo nella persona che racconta la propria storia, perché gli siamo più vicini, perché comunque se magari anche lui ha passato la storia come noi, ci sentiamo più vicini, più diciamo in lunghezza d'onda con lui. E quindi empaticamente siamo più predisposti ad ascoltare, la nostra attenzione è molto più focalizzata sulla storia. E noi siamo la nostra storia, noi siamo la somma delle nostre esperienze, e questa potrebbe essere una parte chiave per fortificare la tua immagine e per fortificare il tuo personal brand. E ovviamente non è semplice parlare davanti a persone o parlare davanti alla telecamera, ci vuole tempo, ci vuole esperienza, però comunque se riesci a fare ciò potrai ottenere ottimi risultati. Ci sono tre punti fondamentali per poter contestualizzare e poter esporre la tua storytelling, la tua storia. Il primo punto, mi inceppo, sono, non lo sai nemmeno, va bene così, sono le parole giuste. Cosa vuol dire? Prima di parlare di te stesso, te devi conoscere te stesso. Prima cosa, devi accettare te stesso completamente. È importante perché, come terza parte, devi essere credibile perché sei te, è la tua storia. Ok? È una cosa importante, devi avere ben chiaro le parole che ti servono per descriverti, ok? Devi essere sicuro di te. È un processo molto importante quello. Quando ti racconti la tua storia, ti metti a nudo e poi non aver paura delle critiche, delle persone che ti giudicheranno, fregatene. La cosa importante è che tu sia te stessa al 100% e che tu racconti la tua storia per poter, uno, rafforzare la tua immagine e, seconda cosa, per rafforzare il tuo personal brand, importantissimo, specialmente se hai un'azienda. E poi devi pensare al lato vantaggioso, perché ultimamente nei colloqui ti chiedono di raccontarti, ti chiedono raccontami di te, parlami di te. Te devi avere bene un'idea di te stesso, della tua storia, perché il datore di lavoro è quello che gli interessa. È capire come parli, come ti esponi, cosa pensi di te, che esperienze hai fatto. Questo è molto importante. Punto numero due, la sintesi. Te sei unico perché nella storia umana tutti siamo unici. Non c'è uno uguale all'altro, c'è persone simili, ma non ci sono persone uguali alle altre. Quindi te sei unico. Te unicamente puoi esprimere solo te nel tuo modo, nelle parole, in modi di pensare, il modo di vedere, solo te lo puoi fare, e quindi devi descrivere come mai sei unico, cosa puoi portare, cosa puoi far, che miglioria puoi apportare alle persone che ti ascoltano. Se hai un prodotto, il tuo prodotto, cosa può apportare. E questa è la cosa fondamentale del personal storytelling. Terzo punto, anche questo molto fondamentale e più importante, il pubblico. Te devi riuscire a capire a che tipo di pubblico vuoi parlare. È importantissimo questa cosa, perché la tua storia è solo tua, è autentica, e quindi ha un po', diciamo,
riguardare una certa fetta di pubblico. Devi scoprire qual è la tua fetta di pubblico. Se metti, faccio un esempio stupido, se metti sei un comico, sai già che quello che ti esponi, la tua storia, che è comica, va a una parte di pubblico che è più soggetta alle risate, più tranquilla, non è incazzata o magari ha una fascia di età compresa dai 20 ai 35 anni all'incirca, ti ho fatto un esempio blando. E devi dimostrare le tue credenze, il tuo valore, devi mostrare te come persona vera, come sei fatto. È importante perché devi trasmettere quello che dici e quello che pensi, fondamentale. Qui sotto ti ho lasciato un file Word da scaricare e ci sono tre esercizi inerenti a questi tre punti, fondamentale. Seconda cosa, iscriviti al mio canale e clicca sulla campanella e soprattutto commenta, mi raccomando, voglio sapere qual è la tua storia, vuoi sapere se magari è un'azienda, il tuo personal brand, insomma, sono curioso, voglio capire chi mi guarda e voglio sapere la tua storia perché è molto importante raccontare la tua storia, ti fa riflettere, ecco. E terza cosa, iscriviti, qui sotto c'è un webinar gratuito di Business Box Italia, guardati il webinar e se anche tu vuoi fare il grande passo, che non so quando vedrai questo video, però il 30 settembre 2020 ci sarà il webinar su Business Box Italia 3.0. Cos'è Business Box Italia? Se non lo sai, è una scuola creata da Mirko Savia e che praticamente ti aiuta a studiare innanzitutto gli strumenti e le materie e dopo, se vuoi, entrare nella scuola di Business Box Italia a pieno, poter lavorare e monetizzare grazie a questi strumenti da casa, tramite computer, tramite una linea fissa, insomma, tramite internet. Quindi io ci sono entrato, ci sto da Dio, mi ha permesso di imparare tante cose, ancora tante cose dovrò imparare, e mi ha permesso di uscire dalla mia comfort zone e di stare molto molto meglio con me stesso, specialmente col programma Mentor di Zio Lino, che Zio Lino poi capirai chi è un grande personaggio, una persona veramente santa, che ti aiuta passo dopo passo, se entri nel programma Mentor, a sviluppare mentalmente un'idea di te stesso molto molto veritiera e che ti aiuta a superare tanti ostacoli nella vita. Quindi è tutto, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti ringrazio per aver concesso il tuo tempo, mi raccomando, iscriviti al canale, scarica qui sotto gli esercizi nel file Word così li potrai fare mentre ascolterai il mio video e clicca sulla campanella se sarai sempre aggiornato. Ti ringrazio ancora per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ah, iscriviti al webinar, mi raccomando, ne vale la pena. Ciao!